Buongiorno a tutti, amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, benvenuti nel mio canale. Ragazzi, stasera ci sarà la partita molto importante per la National League Italia-Germania. Dopo la disfatta con l'Argentina, stasera Mancini ne cambia addirittura 10, cambia tutta la formazione. Un po' per gli infortuni, un po' per gente che è andata via e non si è capito perché, un gruppo ormai allo sbando, un allenatore che ha sbagliato tutte le convocazioni, diciamo una buona parte delle convocazioni con la partita che abbiamo affrontato a Wembley con l'Argentina. Oggi Mancini mette finalmente i migliori, ma ripeto, questo perché ci sono infortuni, eccetera, eccetera, eccetera. Solo per questo oggi vedremo i migliori. Non c'è nessun altro motivo, ragazzi miei. Assolutamente. La formazione dovrebbe essere Donnarumma tra i pali, difesa 4, Spinazzoli, Bastoni, Acerbi, Florenzi. I tre davanti alla difesa, Tonali, Cristante e Locatelli. E il trio davanti, Pellegrini, Scamacca e Politano. Sinceramente, molti di questi ragazzi, io CT, io Gerry personalmente, qualcuno di questi giocatori l'avrei già messo con l'Argentina. Ma Mancini purtroppo non becca un canale. Dobbiamo quasi dire, ed è brutto, grazie agli infortuni, se vediamo Tonali, vediamo Pellegrini che non erano convocati, vediamo un Cristante che ha fatto un ottimo campionato a Roma, vediamo un Bastoni che è il più giovane in difesa italiano, forte e promettente. Vediamo un Florenzi che ha fatto una grande annata e uno Spinazzola che sta tornando finalmente in forma. E invece no, lui fino alla partita con l'Argentina ha voluto battere la testa con gli stessi calciatori. E poi i risultati si sono visti. Ragazzi, speriamo in bene. Non è che questa squadra adesso in 10 minuti, mezz'ora che lavora insieme, si può pretendere che si trovano al meglio. Quindi questo era già quello che doveva fare all'inizio, però non l'ha fatto. Come sempre. Quindi mi auguro stasera di vedere una bella nazionale, visto che i nomi cambiano, ma non sono così molto fiducioso, sono molto obiettivo. Ormai abbiamo un CT allo sbaraglio, quindi ragazzi, non so veramente cosa dirvi, io non sono così tranquillo, inutile che Materazzi e Baggio dicono che l'Italia doveva andare al mondiale per diritto, ma diritto di che? Che facciamo ridere? Ma diritto di che? Una squadra che non batte l'Irlanda, una squadra che non batte la Macedonia, una squadra che prende una rumba dall'Argentina e non voglio immaginare, vediamo stasera cosa succederà con i tedeschi. Quindi inutile stare lì a parlare a vanvera. Questa Italia ha bisogno di giovani, di costruire come ha fatto Spagna, Germania e Francia negli anni della fine del ciclo. Hanno investito sui giovani, hanno aspettato qualche annetto, ma poi tutto è stato frutto, perché il gruppo parte un anno o due da formare, da amalgamare, da iniziare a dare esperienze ai giovani e poi c'è il decollo. Ma Mancini e Gravina non ascoltano, non sentono le parole anche che ha detto Nicolato e le parole dette anche dall'attaccante Esposito, ex Inter. Salvatore Esposito, anche Sebastiano Esposito, scusate, anche lui ha detto: in Italia non danno spazio ai giovani. Quindi io non so più chi deve dirlo. Io non so più chi cazzo deve dirlo. Comunque, ragazzi, staremo a vedere. Ci vediamo in tarda serata. Ho una serata impegnativa, quindi non riesco a fare il video subito dopo la partita, ma in nottata uscirà il video. Con tutte le news, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale, clic e clic e clic. Se volete tesserarvi al Milan Club Rivoli Valsusa, andate in cremeria Elisée ad Avigliana, chiedete di Titti o chiedete a me. Se volete sapere, vi do io i contatti o Titti o Daniele per fare tessere e abbonamenti per lo stadio, ragazzi, non ne troverete più. Quindi veloci, sveglia se volete ancora acquistare abbonamenti per San Siro. Un abbraccio a tutti da Gerry e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero.